SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, che questa settimana va in onda dall'Alta Valseriana, dove si è appena corso il campionato italiano Vertical. This is Vertical Race. Nella nebbia sono stati assegnati gli ultimi tricolori Fiskai specialità Vertical. Per la terza volta qui al This Vertical a Valgoglio, e campionato italiano Fiskai. Sono riuscito anche quest'anno a ripetermi come gli altri due anni precedenti. Sono riuscito a battere due grandi campioni come Pietro Lanfranchi e Fasini. Per me è sicuramente un onore essere in mezzo a questi due campioni che hanno fatto dello sport la loro lunga carriera. Un percorso duro come sempre, uno dei più duri che abbia mai fatto. E devo ringraziare ancora Manuel Negroni e la famiglia per quello che hanno organizzato, per quello che sono riusciti a fare anche quest'anno. È stata una bella lotta, soprattutto con l'Anfra che non mollava, e io non ero proprio in forma come lo scorso anno, però sono riuscito comunque a difendermi coi denti e a chiudere ancora quest'anno da vincitore. This is Vertical Race, sono tornata a Valgoglio, la gara del super Manuel Negroni e della sua super famiglia. E sono felice perché comunque è andata abbastanza bene e mi manca ancora un po' i ritmi di gara, però è sempre bello essere qua. Pendenze da paura e potenza, ci vuole potenza allo stato puro, basta. Restiamo in tema tricolore con i campionati italiani ski roll, specialità sprint, andati in scena in Trentino. Quest'anno è andata bene come tutti gli anni, diciamo questo posto mi porta più che fortuna perché finora è sempre andata benissimo, quindi speriamo di continuare a farla con la gara. È stata veramente dura, ce la siamo giocata proprio fino all'ultimo metro e faccio veri complimenti perché è arrivato veramente fortissimo a fine stagione. Io iniziavo a essere un po' stanco per questo fine stagione, ma lui è veramente stato fortissimo oggi, fino all'ultimo metro ce la siamo proprio giocata, quindi bravo lui e spero vi siete divertiti con il nostro spettacolo. Valtellina Wine Trail all'Università Cattolica di Milano è stato alzato il sipario sull'edizione 2018, ce la presenta Marco De Gasperi. Sabato 10 novembre con il Valtellina Wine Trail si partirà alle 10 di mattina con la Sassella Run e alle 2 del pomeriggio in simultanea con la partenza da Chiuro della 21 km e con la 42 da Tirano. Sarà una sesta edizione molto ricca di novità perché abbiamo ideato questa partenza al pomeriggio per quanto riguarda la maratona e la mezza maratona, un'idea nata proprio per far sì che la festa finale possa essere ancora più coinvolgente per gli atleti, per gli spettatori e per chiunque voglia vivere un wine trail all'insegna dell'innovazione e della goliardia della festa finale. I numeri sono importanti, quest'anno abbiamo aumentato, siamo arrivati a 2500 partecipanti, saranno 800 quelli che percorreranno il percorso della Sassella Trail di 12 km che attraversa ben 4 cantine, saranno 700 quelli della Maratona da Tirano che attraversa 4 cantine e oltre 900 quelli che partiranno da Chiuro per arrivare poi a Sondrio, quindi un'edizione che si prospetta ancora più numerosa, ancora più coinvolgente rispetto al passato. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio in gara non cambia, sognate, osate e non mollate mai. SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.